Benvenuti alla Galleria Il Chiostro, Arte Contemporanea di Saronno. È un piacere introdurvi alla mostra che abbiamo inaugurato sabato a cura di Chiara Gatti, che è dedicata a tre artisti di diverso periodo. Sono due pittori e un fotografo. I due pittori sono Angelo Del Bon e Alfredo Casali, e il fotografo è Mario Giacomelli, che è uno dei più importanti fotografi italiani. Sono diversi anche per periodo. Angelo Del Bon è un autore che ha operato tra gli anni 30 e 50 del XX secolo ed è un maestro dell'arte moderna. Faceva parte del gruppo del Chiarismo insieme ad Umberto Lilloni e a Francesco De Rocchi e Adriano di Spilimbergo, che erano un gruppo di fronda che era nato negli anni 30 su suggerimento di Edoardo Persico, che era un critico che arrivava da Parigi e che portava tutto il vento dell'arte moderna in Italia. Ecco, loro si sono sganciati da quelli che erano i canoni dell'epoca, che erano impostati appunto sull'arte di Novecento, quindi sull'arte impostata sul disegno, sulla classicità, sul volume, sui colori scuri. Avevano immesso proprio nella pittura, introdotto una tecnica senza disegno, con il colore intriso di luce. Questo in effetti era una grande innovazione per l'epoca, e loro, seguendo appunto questo spirito tipicamente internazionale francese, si erano sganciati da quelli che erano le caratteristiche dell'arte dell'epoca. Angelo Del Bon è considerato un pochino il caposcuola del chiarismo, e tra l'altro ho piacere anche di dire che qui a Saronno, proprio da 2 o 3 mesi, si è aperta alla fine di ottobre, si è aperta la sala alla Villa Gianetti dedicata proprio al chiarismo. È una collezione che ci è stata concessa dalla famiglia Fontana, in particolare dai nipoti di Walter Fontana, che era un grande collezionista di arte di Novecento e che ha voluto cedere alla nostra città questo nucleo dedicato al chiarismo. Sono opere che sono visibili nell'ala a sinistra entrando in Villa Gianetti e sono una decina di opere di autori appunto diversi del chiarismo, che sono Lilloni, Del Bon e Spilimbergo, e questo arricchisce quella che è già la nostra preziosa collezione a Saronno di Francesco De Rocchi, sempre un comodato della famiglia, che invece è presente nell'ala destra della villa. Quindi qui a Saronno chi volesse visitare un piccolo museo dedicato al chiarismo, che era appunto un movimento importante di quell'epoca, ha permanentemente un nucleo di opere da vedere. Ecco, noi abbiamo scelto nell'economia di questa mostra Del Bon come esempio di arte storica, perché l'idea di questa mostra, ed è il secondo appuntamento della galleria, è quello di trovare dei confronti tra l'arte storica e quella contemporanea con uno sguardo sulla fotografia. In particolare per la galleria questo è stato il registro di lavoro in 25 anni. Noi abbiamo fatto alla fine di ottobre, abbiamo compiuto 25 anni di attività, e l'attività nel corso appunto di questi 25 anni si è sempre rivolta e all'arte storica e al contemporaneo. Quindi ci piaceva al compimento di questo 25esimo anno realizzare un dialogo tra quelli che sono gli artisti storici e quelli del moderno, del contemporaneo. Poi io ho una passione particolare per la fotografia, quindi questa apertura, questo sguardo sui principali fotografi della scuola italiana aiutava a completare questo discorso che abbiamo fatto negli anni come operatori nell'arte. In particolare questa seconda mostra del ciclo che abbiamo aperto credo che sia particolarmente riuscita. Abbiamo voluto, insieme a Chiara Gatti, che è il curatore della mostra, cercare dei
delle affinità, delle sintonie, non solamente tra le ricerche dei diversi artisti di epoca diversa, ma comunque insomma di linguaggio simile. Abbiamo voluto proprio trovare delle sintonie, delle corrispondenze tra opera e opera. E forse con molta fortuna siamo riusciti a affiancare dipinti storici di Del Bon, dipinti contemporanei di Casali e fotografie di Mario Giacomelli, che sembrano quasi richiamarsi una all'altra, cioè sembra che gli artisti si siano guardati inconsapevolmente, questo è accaduto. E infatti proprio in questa parete abbiamo sulla destra questa natura morta di Porri di Angelo Del Bon degli anni 40, che è quasi una natura morta stilizzata, è un insieme di segni più che di rappresentazione e raffigurazione in effetti di elementi ripresi della natura morta. Una composizione astratta che quasi richiama questa fotografia di Mario Giacomelli, stampata negli anni 80, ma è uno scatto degli anni 50, che apparentemente è astratta, in realtà è la ripresa dei campi arati dall'alto. Giacomelli amava riprendere la natura e la realtà dall'alto, attraverso questi viaggi che faceva con l'aeroplano sulla campagna emiliana. Non so, mi viene in mente anche Kandinsky, cioè più che in effetti riconoscerci un terreno arato, ci vedo una grande poesia e sinfonia di segni. E la stessa semplicità e stilizzazione degli elementi si ha anche nel dipinto di Alfredo Casali, che sembra aver ridotto quasi questo mazzo di asparagi a un piccolo segno quasi di presenza. E credo che tra l'altro Casali, che è un artista di Piacenza, abbia veramente una grande sintonia con Del Bon. Abbiamo delle altre opere, soprattutto le nature morte, in cui sembra che non ci sia appoggio agli oggetti, cioè sembra che i tavoli siano quasi ribaltati in avanti, che non abbiano volume e sostanza. Come dicevo prima di Angelo Del Bon e del chiarismo, che c'è questo dissolvimento del volume nella luce del colore, anche per Alfredo Casali, che è pure un artista di Piacenza e quindi porta tutto il portato anche dell'arte lombarda che arriva da Foppiano e da Armodio, la composizione sembra quasi non avere volume, sembra sospesa, sembra che gli oggetti non siano collocati su un reale piano terreno. E questa è forse la particolarità di questi due pittori. Ecco, riescono comunque attraverso lo studio della geometria, perché poi tutto è tenuto in piedi da questa grande consapevolezza geometrica e di rapporti di misura quasi matematici, gli oggetti sembrano volare. Ecco, è una caratteristica al momento spiazzante, in realtà sono opere che poi a una più attenta osservazione si comprende che sono che nascono da un intento soprattutto poetico più che di rappresentazione del reale. Quello che dicevo prima, quasi di inconsistenza degli oggetti che sono presenti nelle nature di Del Bon, è particolarmente evidente in questo dipinto del 52, che fu poi esposto nel 54 alla Biennale di Venezia, dopo la morte di Del Bon, che avvenne appunto nel 52, era tra l'altro piuttosto giovane, e l'inconsistenza degli oggetti è particolarmente evidente. Queste anfore, queste pere sembrano quasi galleggiare sulla superficie del quadro. E non, il bianco è quasi abbagliante, tant'è che era una caratteristica proprio del gruppo del chiarismo lavorare su fondi bianchi che prima venivano stesi prima di iniziare l'operazione del dipingere. E
la stessa inconsistenza del piano di lavoro e degli oggetti e anche nella natura morta, semplice, nera, austera, francescana di Alfredo Casali, dove un solo oggetto è ribaltato su questo piano, a sua volta ribaltato, e tutto sembra non avere un piano d'appoggio, non sembra essere posto su sulla terra, è qualcosa quasi di volatile, è in fondo una metafora della condizione umana, dell'esistenza, quindi da una semplice ripresa della natura morta si può dire molto anche sulla condizione dell'uomo e sul suo essere così legato agli avvenimenti del destino. E mentre è molto più costruita è in questo caso la fotografia di Giacomelli, dove uno strano silenzio però è presente nella composizione. E si tratta della messa insieme di un'ampolla di vetro, di una pera, è per quello che poi abbiamo trovato questa vicinanza con il dipinto di Del Bon, e anche in questo caso però una semplicità, una austerità anche della composizione ci indicano degli autori che guardano molto alla natura umana più che a quella della natura che riprendono nelle loro opere. E questa è la... Io sono nella sala d'entrata della galleria, dove come prima opera d'invito abbiamo deciso di esporre questo Cascinale dietro gli alberi di Angelo Del Bon degli anni 40, che è un'opera importantissima. È un'opera anche questa che riprende un paesaggio reale, ma diventa quasi un'opera astratta. Ci sono questi alberi che sono stilizzati, ma il quadro è costruito quasi come fasce di colore e gli stessi elementi appunto della natura diventano dei segni più che una raffigurazione del paesaggio. Addirittura questi alberi sono talmente asciutti che hanno una natura quasi primitiva. Era un artista molto audace Del Bon per la sua epoca. Riusciva ad avere questo scatto stilistico e di linguaggio alcune volte sorprendente. Io dico sempre che se fosse stato un artista francese o tedesco, con la capacità che hanno appunto i tedeschi e i francesi di valorizzare i propri artisti, probabilmente sarebbe un artista conosciuto come uno dei grandi della storia dell'arte. Ha sicuramente un ruolo e un'importanza notevole nell'ambito nazionale, appunto perché il chiarismo è un movimento storico, ma diciamo come successo di pubblico e di fama, se fosse stato gestito da istituzioni, mercanti, galleristi stranieri, probabilmente per la sua libertà di linguaggio e di stile sarebbe veramente un grandissimo artista europeo. Ci sono addirittura dei colori che sono vicini all'espressionismo tedesco, questi verdi acidi, questi gialli forti, sono ovviamente colori non naturalistici che nascono dalla mente dell'artista, che ha voluto, nonostante non fossero delle tavolozze voglio dire particolarmente facili da capire, in quegli anni usare anche questi colori e queste forme con una grande forza e libertà di approccio all'arte. E lo stesso carattere primitivo, deciso e così diciamo quasi rivoluzionario c'è anche nell'opera di Alfredo Casali, che è tutta impostata sui grigi,
ma è veramente la stilizzazione di una composizione nella stanza dove l'artista ha inserito anche questi alberi che sembrano quasi delle lische di pesce più che degli alberi naturalistici. Anche in questo caso c'è la volontà di rendere il più possibile asciutta la composizione per parlare solo con il segno ed il colore. La tavolozza è assolutamente limitata ai grigi e il colore è dato solo dalle trasparenze della scelta di questi grigi e la stessa composizione, come dicevamo anche per le nature morte, non sembra avere un piano d'appoggio, è tutta impostata sulla forza del segno dato dall'artista con il pennello. Dal dipinto di Alfredo Casali che ho appena illustrato, che ha titolo In bilico nel paesaggio, anche il titolo indica chiaramente questa precarietà, questo strano equilibrio, e si passa a una fotografia di Mario Giacomelli, stranissima, dove però è sempre presente questo elemento dell'albero senza foglie, di cui si vede solamente il tronco e i rami, e posto in un paesaggio molto visionario, quasi stralunato, sembra un paesaggio romantico legato al simbolismo. Erano tutte realizzazioni che lui non solo faceva partire dallo scatto, ma che realizzava soprattutto con un grande lavoro in camera oscura, cioè questi contrasti di neri in cui voleva proprio far venire fuori il profilo, ad esempio, di questi alberi o di queste nuvole strane, erano dati proprio dal contrasto che lui riusciva a dare in camera oscura e quindi con la stampa attraverso mascherature, passaggi. Era un grandissimo fotografo che, oltre a una visione, diciamo, del mondo data attraverso la macchina fotografica, riusciva a elaborare e modificare moltissimo durante la stampa. Ecco, questa è una foto stampata negli anni 80 e a me vengono in mente certi quadri appunto di fine 800, dei quadri romantici con queste visioni quasi da incubo. E anche in questo caso c'è una sorta di durezza, di volontà di scarnificare completamente la visione del paesaggio, proprio perché, come riprendo dal discorso che facevo prima, l'intenzione degli artisti non è solamente quella di raffigurare, di riprendere un paesaggio, ma di richiamare anche quelle che sono le caratteristiche della vita dell'uomo, cioè le caratteristiche, quella che è la vita dell'uomo con tutte le sue implicazioni. Vi invito a venire a trovarci, a visitare questa mostra. E avrete veramente l'occasione di vedere affiancate delle opere bellissime che si richiamano in modo sorprendente. È una mostra che dà emozione e in più c'è appunto la possibilità di vedere due grandi maestri, uno della fotografia che è appunto Mario Giacomelli, che è sicuramente uno dei più grandi fotografi della scuola italiana, riconosciuto internazionalmente, ci sono opere depositate al MoMA, l'archivio lavora moltissimo con le istituzioni internazionali, con un grande maestro dell'arte del Novecento che è Angelo Del Bon, un'opera sua è visibile al Museo del Novecento, ma e quindi avrete la possibilità di vederne più di una, e poi con Alfredo Casali, che è un interessantissimo artista contemporaneo emergente che lavora proprio con un concetto di rinnovamento della pittura, e come spiegavo prima appunto non è semplice trovare così un filo di lavoro che sia attualizzato. Ecco, con Alfredo Casali questa cosa avviene, è una strana alchimia per gli artisti trovare veramente un modo per essere nuovi e interessanti. In questo caso avete tre possibilità, insomma, oltre che vedere una bella mostra troverete, scoprirete tre bravissimi, interessantissimi artisti. E noi siamo aperti tutta la settimana, dicevo anche sabato e la domenica mattina, siamo in una bellissima zona della città di Saronno che è Viale del Santuario, e quindi vi invito a venire a trovarci. Grazie.